minuto con Padre Pio dall'orto del convento di San Giovanni Rotondo, del convento dei Frati Minori Cappuccini, per raccontarvi la storia di Padre Pio nel febbraio del 1916. Tutta questa neve ci può ricordare quello che accadeva nella sua Pietrelcina. Lì la neve sicuramente era di casa. Chissà, in quei giorni di quel febbraio del 1916 ci sarà stato qualche fiocco di neve, perché possiamo dire che il 16 febbraio era l'ultimo giorno che lui trascorreva a Pietrelcina. La permanenza di Padre Pio, secondo le vedute umane, sarebbe dovuta essere breve, con la speranza di un giovamento alla sua malferma salute. Invece, nei piani di Dio, si protrasse per quasi 7 anni, cioè dal maggio del 1909 al febbraio del 1916. Il fine desiderato dagli uomini non si verificò. Padre Pio si dimena sempre in uno stato abituale di malattia, le cui cause reali nessuno riesce a diagnosticare. La dimora presso i suoi, presso la sua casa, presso la casa natale, non era ben vista dai superiori, ma era soltanto tollerata. La malattia di Padre Pio viene giudicata misteriosa, come misteriosa era la sua permanenza a Pietrelcina fino a questo giorno, il 16 febbraio del 1916, perché domani si metterà in viaggio, andrà a Foggia e finalmente tornerà in convento. Un giorno Adolfo Affatato, era nell'ultimo anno di vita di Padre Pio, gli proiettò un filmino della sua cara Pietrelcina, quindi gli fece vedere Vico Stortovalle, la sua casa, la torretta, gli fece vedere anche la chiesa parrocchiale dove lui ha celebrato la sua prima messa, ha celebrato per tanti anni lì a Pietrelcina, proprio in quel periodo particolare della sua vita. Padre Pio si commosse e Adolfo gli chiese di benedire le sue nozze come contropartita, no? E Padre Pio gli rispose: sì, anche a mezzanotte, ti sono grato figlio mio, grazie di cuore. Padre Pio portava Pietrelcina sempre nel suo cuore. Salutatemi la Morgia, diceva sempre ai suoi compaesani che venivano qui a trovarlo. Forse, poi aggiungeva, la gente cara e semplice di quel tempo non tornerà più, ma voi salutatemi il mio paese e di a loro, ai compaesani, che facessero sempre i buoni cristiani. Questi erano i messaggi che dava Padre Pio a quanti gli chiedevano di dare un messaggio a Pietrelcina. Lo stesso Fra Modestino, che gli chiedeva se avesse da dire qualcosa per Pietrelcina, Padre Pio rispose: non chiedo niente, ma una sola cosa, non fate scomparire il mio paese. E poi a Lucia Iadanza le disse: io di Pietrelcina ricordo pietra su pietra, molto ci deve stare a cuore il nostro paese, mi raccomando, siate di esempio per tutti. Thank you.